for Expo è un'iniziativa partita da lontano, da Madurino e Marta Dassù. Io ho fatto parte di questo comitato da subito ed è stato estremamente interessante. Il mio settore evidentemente è più quello dello sport, quindi oggi si è parlato proprio di sport e nutrizione. Quindi tutto quello che viene collegato attraverso delle diete appropriate per quanto riguarda gli atleti, ma anche per quanto riguarda gli atleti, diciamo, non competitivi, quindi coloro che fanno sport a livello amatoriale. Avevamo una campionessa come Fiona May, ma anche gente normale che naturalmente ha interesse ad avere, come dicevano una volta, una mente sana e un corpo sano. Quindi la nutrizione è la cosa più importante. Poi ci sono altri elementi che nello sport sono prevalenti, che possono essere collegati a questo tema, che è quello degli integratori alimentari, delle diete vegetariane, dell'anoressia per certe atlete che vogliono rimanere magre e leggere, dalla danza alla ginnastica ritmica. E così, insomma, gli argomenti non sono mancati. Sì, ma naturalmente non è solo women, voglio dire, le donne ormai fanno parte pariteticamente a ogni sorta di dibattito, che si parli di scienza, che si parli di ingegneria, che si parli di astronauti, ne abbiamo avuto una nello spazio poco fa, quindi credo che un contributo importante possa venire dato da tutti quelli che hanno qualcosa da dire in modo costruttivo e in modo positivo. In questo caso, questa settimana dedicata alle donne, credo che abbia puntato su aspetti che magari normalmente vengono trattati, ma non con una diffusione e con una competenza, viste le panelist dei vari incontri, che possono sicuramente aiutare, possono costruire, questo naturalmente è la cosa più importante, una legacy per le expo future e quindi per un discorso collettivo a livello internazionale. Che se la cosa si esaurisse qui avremmo fatto un bel compitino che poi nessuno riprenderà e finirà in un archivio un po' ammuffito. Invece credo che proprio uno degli obiettivi principali, se non il principale, sia stato proprio quello di cominciare a costruire un network, una rete di donne a livello globale che possano continuare questo discorso che è cominciato in questi 2-3 anni di lavoro di Women for Expo. Women for Expo non è Women for Expo Milano, è Women for Expo Ever. La carta di Milano, per esempio, è uno degli elementi più evidenti di quello che sarà lasciato da questa esposizione. Io credo che, parlo da italiana, ma insomma, siccome ho organizzato le Olimpiadi a Torino, che forse è stato l'ultimo grande evento a livello planetario, diciamo, in Italia, dove l'organizzazione è stata buona, dove gli italiani si sono dimostrati per fortuna lontani da quei cliché di non essere capaci a organizzare, a mettere su delle cose che funzionino, sia a livello artistico, architettonico, sia a livello funzionale. Ecco, io credo che sia per il turismo, sia per un'immagine di un'Italia che può funzionare, questo sia stato e sia e continua ad essere fino al 31 ottobre un grande esempio.